WD, anticipazioni, ospiti di Alessandro, Riccardo una torta in faccia da Tina. Questo sabato 4 febbraio il cast di Uomini e Donne è rientrato in studio per partecipare al secondo appuntamento di registrazioni settimanali. Gli spoiler che stanno trapelando dagli Elos al termine delle riprese, riguardano sia i giovani del trono classico che i veterani del trono over. Ida Platano è stata ospite per un acceso confronto con Riccardo Guarnieri, mentre il cavaliere Biagio Di Maro e la corteggiatrice Carola Carpanelli non hanno preso parte alla registrazione. Questo sabato Guarnieri ha avuto a che fare con una sua vecchia conoscenza, Ida Platano è tornata per un faccia a faccia col suo ex fidanzato. Prima del confronto a tre, il protagonista si è beccato una torta in faccia da Tina Cipollari. Nel giorno in cui ha festeggiato i primi tre mesi d'amore con Alessandro, Ida ha preso parte alla puntata di WD che sarà trasmessa su Canale 5 tra fine febbraio e inizio marzo. Riccardo sapeva che questo sabato si sarebbe dovuto confrontare con la parrucchiera di Brescia. Anche perché Maria De Filippi lo sta ripetendo da più di una settimana che mancava poco all'ospitata della dama. L'argomento principale della discussione tra i due ex, è stata l'intervista che Guarnieri ha rilasciato al magazine del programma una decina di giorni fa. Nel commentare il fidanzamento di Ida con Alessandro, il pugliese si è lasciato andare a espressioni come voleva un guerriero a fianco e alla fine si è scelta un secondo figlio. Parole che non sono piaciute affatto alla diretta interessata. Il protagonista del trono over ha difeso il proprio pensiero, sottolineando le differenze che ci sarebbero tra lui e vicinanza. Due uomini agli antipodi sia fisicamente che caratterialmente, ma ha fatto leva anche sul cambio di atteggiamento che Platano avrebbe avuto da quando è in coppia con l'imprenditore salernitano. Lo scontro c'è stato soprattutto tra i due uomini, che se ne sono dette di tutti i colori, la parrucchiera non è mai intervenuta nella discussione. Neppure quando l'ex l'ha criticata dicendo che non sarebbe una brava madre. Anche i giovani sul trono sono tra i protagonisti della registrazione di WD del 4 febbraio. Le anticipazioni che sta dando il blogger Pugnaloni dal primo pomeriggio, riguardano soprattutto una delle corteggiatrici più amate di questa edizione del dating show. Carola Carpanelli non ha partecipato alle riprese odierne, tant'è che un fan racconta di averla vista in centro a Roma dopo pranzo. Ovvero mentre agli Elios si fervevano i preparativi per l'inizio della puntata. Federico Nicotera, dunque, è rimasto solo con Alice Barisciani, dopo che l'altra sua spasimante si è autoeliminata. Spazio anche alle troniste Lavinia Mauro e Nicole Santinelli, entrambe alla ricerca della persona giusta davanti alle telecamere. La romana, in particolare, è indecisa tra i due Alessio che sta frequentando da mesi, Campoli e Corvino.